stato condannato a 4 mesi di reclusione e a 100 euro di multa Beppe Grillo. L'articolo 535 del codice di procedura penale condanna gli imputati Richetto Francesco, Rossetto Giorgio, Milanesi Stefano, Tarabini Pierluigi, Cissore Guido, Marzolino Stefano, Gagliardi Monica, Dose Nicoletta, Lussi Thomas, Grillo Giuseppe e Grino Alberto al pagamento delle spese processuali. Il leader del Movimento 5 Stelle è imputato per violazione dei sigilli della Baita Notab, che si trova in Val Clarea. L'episodio risale al 5 dicembre 2010 quando Grillo, insieme a un gruppo di altri 20 notab, tutti imputati, partecipò a una manifestazione contro la Torino-Lione nei boschi della Val Clarea. I PM Antonio Rinaudo e Andrea Patalino avevano chiesto di condannare Grillo a 9 mesi di carcere e 200 euro di multa. Il leader notab Alberto Perino è stato condannato alla stessa pena. Aspettiamo i 90 giorni e vedremo se proporre appello. Così il legale di Beppe Grillo, l'avvocato Enrico Grillo, che è anche suo cugino, commenta la sentenza di condanna per violazione di sigilli nei confronti del comico genovese al processo notab a Torino. Alla domanda se fosse una sentenza attesa, il legale ha risposto, era preventivabile, vediamo come la motiveranno. Il processo si è chiuso con 11 condanne e 10 assoluzioni. I PM Andrea Padalino e Antonio Rinaudo avevano chiesto 16 condanne e 5 assoluzioni. La pena più alta è stata inflitta al leader dell'autonomia torinese Giorgio Rossetto, 9 mesi e 300 euro di multa. Le pene più basse sono state decise per Grillo, Alberto Perino e Nicoletta Dosio, 4 mesi. Dopo che il giudice Elena Rossi ha pronunciato la sentenza, circa 30 notab in aula hanno mostrato bandiere notab e gridato, giù le mani dalla Valsusa.